conclusione. Abbiamo faticosamente risparmiato una ventina di minuti e non voglio occuparli io, anche perché non c'è Laura Fumagalli, che si giustifica per non essere potuta arrivare, e inoltre l'onorevole Stefano Fassina, che aspettavamo, vice ministro dell'economia e delle finanze, si giustifica, ha scritto una lettera al professor De Villanova, che me l'ha girata, dove il vice ministro scrive così: gentile professor De Villanova, mi scuso con lei, con la famiglia, la Fondazione Franceschi e con tutti i partecipanti al convegno di oggi per la mia assenza. Purtroppo i lavori della Commissione Bilancio della Camera per il disegno di legge di stabilità non mi consentono di partecipare. Mi dispiace in particolare in considerazione del tema scelto per l'appuntamento di quest'anno. Un tema di drammatica urgenza e oggetto di interventi del governo Letta e di un intervento contenuto nel disegno di legge di stabilità al fine di integrare le risorse per la sperimentazione del sostegno di inclusione attiva, di cui ci ha parlato il professor Boeri. Un tema sul quale le riflessioni del vostro convegno offrono certamente indicazioni preziose al governo. Vi auguro buon lavoro e spero vi possano essere altre occasioni di incontro. Direi che l'assenza dell'onorevole Fassina ci dà un po' di tempo per il dibattito e quindi io vorrei appunto invitare a spendere bene questo scorcio finale con domande ai relatori e con riflessioni sui temi di cui ci siamo occupati. Prego, vuole venire qui per piacere? Le diamo un microfono. No, ma provo a parlare. In realtà era una domanda per Nicolò. Se potevi brevemente dirci, in queste cooperative all'inizio del Novecento, quelle in Sicilia per esempio, qual era l'effettivo grado di interdipendenza tra i cittadini? Quali erano le attività che effettivamente la cooperativa svolgeva, oltre a dare accesso magari a forme di credito? Rispondi. Vogliamo magari raccogliere se ci sono altre domande? Prego, allora risponda pure, intanto che i partecipanti magari riflettono, immaginano qualche altra domanda. Dunque, diciamo che da questo punto di vista quello che a me sembrava interessante era vedere come di fatto la struttura cooperativa riflettesse profondamente le strutture agrarie di quel territorio, nel senso che siamo in un territorio in cui la proprietà è la grande proprietà, ma di fatto la coltivazione avviene su piccoli lotti di terreno che vengono distribuiti tramite forme di intermediazione. La cooperativa si costituisce inizialmente proprio intorno a questo nodo centrale, cioè il fatto di sostituire l'intermediazione privata, che era il grosso elemento di pressione sul fattore lavoro, se possiamo dire così, nel senso che l'intermediario, il gabellotto, era di fatto quello che pagava un affitto al grande proprietario e allo stesso tempo affittava questi piccoli lotti di terreno in condizioni di precarietà estrema, e allo stesso tempo esercitando in qualche modo le forme di usura e di anticipazione che poi continuavano a pesare sul coltivatore. Quindi di fatto le cooperative, il primo fattore motore delle cooperative nella zona soprattutto latifondistica della Sicilia, è l'idea di creare la cooperativa per avere un intermediario diretto con la grande proprietà. Di fatto poi siamo in un universo in cui la cooperativa si mette a esercitare un po' tutte le funzioni che possono servire, quindi esercita forme di piccolo credito. L'intervento sul versante culturale, diciamo, della trasformazione e produttivo, in questo
mondo è fondamentalmente legato a operazioni di trasformazione, di, ad esempio di introduzione di nuove colture, di opere fondiarie, di riorganizzazione del terreno, cioè ad opere che vanno al di là della, dell'intervento individuale, perché normalmente in una situazione, diciamo, normale la cooperativa si limita a prendere in affitto e a distribuire la terra tra i propri soci, che poi la coltivano individualmente. L'idea della coltivazione collettiva è estremamente rara in questo mondo ed è rara trasversalmente, cioè nelle cooperative di orientamento cattolico, nelle cooperative di orientamento socialista, nelle cooperative che non hanno alcun orientamento. Se devo fare il confronto con altri mondi, la cooperazione, diciamo, nella fase produttiva è molto più legata alle cooperative che vengono dal mondo degli operai agricoli. È l'operaio agricolo che normalmente, se si riunisce in cooperativa, fa anche dei lavori comunitari, cioè continua, se vogliamo, è questo che trovo interessante, come in qualche modo la cooperativa si inserisca e riproduca anche forme precedenti di organizzazione del lavoro e della produzione. Però di fatto qui non c'è cooperazione, cioè la cooperazione, diciamo, la cooperativa prende la terra in affitto, la divide tra i proprietari, poi ciascuno, a meno che non esistano opere in cui la cooperativa interviene come garante, possiamo dire così, sia a livello di credito sia a livello di opere particolari. Grazie. Prego, professor De Villanova. Una domanda però per Tommaso. È stata una presentazione molto veloce, è stata stimolata in realtà la domanda da una domanda che è stata fatta a me. Ma la risoluzione delle politiche scuse, in pratica tratta, se ho capito bene, alla stessa maniera, in un paese dove due etnie hanno governato una 10 anni, una 10 anni, e una in cui si sono invece intervallate anno dopo anno al potere per 10 anni in una, per 10 anni in l'altra. Ecco, c'è una maniera nello studio di separare queste due possibilità che mi sembrano assolutamente diverse? Assolutamente, domanda molto interessante. Ho considerato queste eventualità ed altre, inserendo dei controlli. Ad esempio, per questo specifico problema ho inserito una variabile di controllo del numero di cambi al potere, che esattamente rappresenta questo, appunto 10 anni, in quel caso avremo 2 come controllo, oppure magari 10 se ci sono 5 alternanze. Quindi ho considerato questo insieme a tanti altri controlli, come ad esempio il numero di colpi di Stato, che potrebbe essere un'altra possibile, o anche addirittura un background, un piccolo database sul background dei presidenti, quindi ed altri. Sì, ho cercato di controllare tutto. Bene. Beh, se non sembra non ci siano altre domande, o almeno prevalga la stanchezza, quindi vi propongo qualche conclusione, naturalmente breve. Ho preparato, strada facendo, ascoltando qualche slide, vediamo se sono capace di proiettarle. Siamo tornati a quello precedente. Naturalmente tirare delle conclusioni di una mattinata così ricca è compito arduo, ma provo, senza microfono, sì, grazie. Provo qualche pensierino per finire i nostri lavori. Credo che il tema delle politiche sociali attive nasca come una conseguenza, o almeno un tentativo di risposta, alla critica alle trappole del welfare che ha cominciato a svilupparsi dagli anni 70. Qui c'è tutto un problema, appunto, di critica nei confronti dei circuiti della dipendenza assistenziale, una crisi di consenso politico per politiche redistributive, le rivolte fiscali che abbiamo conosciuto, di cui sappiamo qualcosa, e dall'altra parte
credo si possa mettere nel bilancio la disorganizzazione politica e la scarsa capacità vulnerante dei soggetti deboli di oggi, se le confrontiamo con la classe operaia del passato. Cioè il bilancio politico di politiche riformiste che negli anni della crescita economica induceva anche elite, governi conservatori a sviluppare politiche sociali come un'alternativa intelligente alle rivolte di piazza e alla mobilitazione della classe operaia, oggi non ha più lo stesso pungolo, lo stesso sistema di incentivi a dedicare risorse alle riforme politiche, a riforme politiche incisive. Quindi sono oggi attuali il tentativo di riscrivere, di rilanciare un discorso sulle politiche per la povertà, tende ad andare verso quelle che sono state definite politiche sociali di seconda generazione. Abbiamo anche oggi ragionato intorno al dilemma tra universalismo e attivazione dei destinatari. Mi sembra siano stati due poli molto importanti del dibattito, in particolare nella prima parte del nostro convegno. Dare aiuto a tutti in maniera incondizionata oppure condizionare l'aiuto, il sostegno economico a qualche meritevolezza dei destinatari, in modo particolare al loro sforzo, al loro impegno per uscire dalla condizione di assistiti, per ritrovare lavoro, per emanciparsi dal bisogno. Qui è stato appena accennato il dibattito sul workfare, ne ha accennato per esempio Tito Boeri, cioè quel legame tra politiche di welfare e politiche di incentivazione della partecipazione al lavoro, dell'impegno nella ricerca attiva del lavoro, eccetera. Giddens ha parlato qualche anno fa, ai tempi del dibattito sulla terza via inglese, di compassione aspra, un ossimoro che voleva dire vincolare, condizionare i sussidi ai poveri più che nel passato, appunto all'impegno, allo sforzo per emanciparsi. È stato ricordato anche l'approccio francese invece del reddito minimo di inserimento che all'epoca del primo governo Prodi, ci ricordava Chiara Saraceno, si è tentato di sperimentare in Italia con una sperimentazione che non è stata poi seguita da un'appropriata valutazione e da una qualche riflessione sulla generalizzazione del sussidio. Il reddito minimo francese ha tre caratteristiche che riprendo: la negozialità con i beneficiari sulla base di un progetto individuale, e infatti la seconda caratteristica è l'individualizzazione. Io ti aiuto se tu fai un corso di formazione professionale, recuperi un ciclo scolastico che non hai terminato, ti curi se hai una dipendenza dall'alcol o da altre sostanze. E il terzo aspetto è quindi la responsabilità, tentativo di condizionare il sussidio, l'aiuto a una assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari. Di qui c'è anche un legame con il tema della sussidiarietà, quindi dell'intervento dello Stato come intervento di ultima istanza rispetto all'intervento prima di tutto all'attivazione del singolo, poi della famiglia, delle sue reti, delle autorità locali. Certamente il concetto di politiche attive è concetto molto attuale ma anche discusso. Ci ha ricordato il professor Boeri che il senso dell'attivazione è stato cercato ponendo l'accento in modo particolare sul lavoro per il mercato e secondariamente sulla formazione come premessa. Lui ha sospeso il discorso accennando più volte: in tempi di crisi come si può parlare di attivazione, quale attivazione è possibile quando il lavoro manca? Rifletterei sul fatto, altri già ci hanno provato per la verità, sul fatto che forse si può riflettere su come individuare altre forme di attivazione. Le cure mediche, dicevo prima nell'esperienza francese, l'accudimento familiare, però l'accento potrebbe andare, ci sono esperienze locali, su la partecipazione nel volontariato,
In fondo lo stesso servizio civile, con le sue ambivalenze, è una forma di incentivazione di una partecipazione attiva nella società per i giovani che si impegnano a svolgere attività ritenute e classificate come socialmente utili. Quindi forse una risposta in tempi di crisi tra il sussidio dato in termini universalistici e incondizionati e un'attivazione concepita come ricerca attiva del lavoro retribuito per il mercato, beh, si potrebbe cercare di uscire da questa forbice immaginando che l'attivazione sia un fatto positivo, sia un fatto anche terapeutico e mobilitante dell'autostima, delle risorse personali, della capacità di autonomia dei beneficiari, ma l'attivazione potrebbe essere configurata in altre direzioni. Certo, c'è il fantasma dei lavori socialmente utili che pesa, esperienze non propriamente positive del nostro passato, ma forse questa memoria negativa non dovrebbe frenare troppo l'idea che si può concepire l'attivazione con i suoi benefici anche psicologici in maniera diversa da una ricerca soltanto di lavoro per il mercato che può suonare frustrante. L'altra riflessione è se l'attivazione debba essere vista come una premessa per ottenere aiuto, come una condizione senza la quale l'aiuto decade o viene drasticamente ridotto, oppure, soprattutto per certe fasce di popolazione in disagio, l'attivazione debba essere vista a sua volta come l'esito di un percorso di accompagnamento, di sostegno, perché situazioni multiproblematiche di una parte degli esclusi, e penso per esempio a una componente probabilmente significativa dei senza dimora di cui ci parlava il professor Boeri, sono situazioni personali deteriorate, multiproblematiche, che necessitano di un sostegno in varie direzioni per poter costruire un discorso di attivazione. Penso per esempio al problema della casa, al problema della cura della salute, al problema dell'igiene personale, dell'abbigliamento, di una serie di risorse, di interventi che servono affinché il singolo possa poi attivarsi. Limiti e problemi quindi dei nuovi approcci. Credo che il limite principale delle politiche sociali attive, almeno così come vengono configurate in alcune esperienze, penso agli Stati Uniti soprattutto, il rischio sia che parlare di politiche sociali attive prefiguri una via di disimpegno della società e di trasferimento della responsabilità per la soluzione dei problemi del lavoro sui beneficiari o sui poveri, se vogliamo usare questa vecchia categoria. Certamente un secondo dilemma è quello più volte evocato, che l'attivazione, il reinserimento sono rese più complicate e problematiche da mercati del lavoro recessivi, in cui la possibilità di trovare lavoro è complicata anche per persone in possesso di risorse di capitale umano e sociale elevate. Allora, questo significa lasciare la prospettiva dell'attivazione, lasciare l'idea di un'inclusione attiva. Un terzo profilo problematico è quello dei confini della cittadinanza sociale e delle complicazioni di una società multietnica. Intendo dire, se parliamo di misure tipo reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno al reddito, dove mettiamo il confine? In che misura vengono inclusi gli immigrati residenti e con quali condizionalità? Residenti da 5 anni, residenti da 2 anni, con famiglia, senza famiglia? La società multietnica, rispetto al disegno di welfare delle origini,
pone un problema serio. Ai tempi di Marshall per lui era automatico che i beneficiari del welfare erano i cittadini nazionali e che il possesso della cittadinanza era il requisito per accedere ai benefici di quella che poi verrà chiamata, grazie a lui, cittadinanza sociale. Quando arrivano gli immigrati le cose si complicano e né i paganti da una parte, i contribuenti, né i potenziali beneficiari coincidono più con i cittadini nazionali. Certamente uno spunto che coglierei dal dibattito è la nuova importanza della protezione passiva. In realtà in Italia c'è una peculiarità, si parla molto di politiche sociali attive, ma quelle passive sono sempre state molto scarse, e appunto condizionali, frammentate. A parte il caso delle pensioni, le altre categorie di persone fragili hanno sempre avuto una modesta e appunto discontinua, disuguale protezione passiva in termini di tutela del reddito e dei consumi. E da ultimo ci siamo interrogati in un convegno, mi sembra un paio d'anni fa, sulla disoccupazione, sugli adulti espulsi dal lavoro. Certamente qui c'è una condizione di debolezza sociale che va particolarmente monitorata. Perdere il lavoro a 40, 45 anni, 50 anni è una condizione che espone a molteplici forme di fragilità, di caduta depressiva, di difficoltà di reinserimento, di difficoltà di riattivazione, per usare i termini di oggi, soprattutto quando le persone vengono da percorsi di istruzione brevi, interrotte presto, senza mai aver ricevuto interventi formativi successivi. All'orizzonte ormai nostro si configura un problema di tutela, di accompagnamento degli adulti espulsi dal mercato del lavoro che in Italia, soprattutto in Lombardia, è sempre stato un problema secondario. Credo quindi che di lavoro per la nostra fondazione, per chi vuole ricercare sulle politiche sociali, ce ne sia parecchio. E io credo, per finire, che possiamo immaginare di concludere con quattro parole chiave. Ci occorre progettualità rinnovata, ci occorre promozione nel senso di politiche che sappiano accompagnare le persone e promuovere collettivamente le condizioni per l'attivazione, servono interventi e politiche capaci di coagulare, di suscitare, di promuovere la partecipazione attiva dei beneficiari e servono più che nel passato partenariati tra Stato e mercato, tra politiche e imprese, con i soggetti non profit, con le autorità locali, con le fondazioni, affinché il disegno del nuovo welfare possa valorizzare le risorse disponibili nella consapevolezza che forse al vecchio welfare sarà difficile tornare. E l'augurio naturalmente di poter l'anno prossimo essere qui a discutere di qualche passo avanti sia nella uscita del paese dalla crisi economica sia nei progressi sul fronte delle politiche sociali. Grazie a tutti.